Bellissimo, quando ho visto la scritta Milan mi sono emozionato perché comunque è la squadra del cuore, la squadra che ho sempre tifato, quindi sono veramente emozionato di essere arrivato qua. Paolo è veramente un giocatore eccezionale, poi adesso sta facendo un gran lavoro come direttore, quindi è una persona esemplare. Poi c'è Zlatan che è un giocatore straordinario. Ho imparato a giocare per strada, con gli amici, a volte anche da solo. Dove c'era un spazio per calciare un pallone, io mi mettevo lì a calciare a volte anche da solo. Era una cosa bellissima, era la cosa che mi piaceva di più. Ci si diverte e basta. I miei genitori mi hanno sempre spinto. Poi la mia famiglia, mia moglie, i miei figli, dopo che li ho avuti, mi sono cambiato veramente. Sono arrivato qua, era tutto diverso perché non avevo mai uscito dal mio paesino. Era tutto un altro mondo. Io mi sono ambientato subito, ho iniziato a lavorare, poi mio fratello che mi aveva portato è tornato in Brasile dopo 30-40 giorni, io sono rimasto qua. No, a un certo punto non credevo più perché ormai a 25 anni e giocavo negli amatori giusto per divertirsi, quindi non pensavo che potrei mai arrivare a questo livello. Nei campionati dilettanti si gioca per 10 mesi, il contratto per 10 mesi, poi gli altri 2 mesi che invece di fare vacanze andavo a lavorare, andavo a fare le mie consegne e quindi quella cosa lì, cioè, mi ha fatto vedere i valori della vita e quindi mi ha spinto veramente tanto. Ci sono arrivato perché ho lavorato tanto, ho sofferto, ho fatto dei sacrifici, quindi quando arrivi devi dimostrare, devi lavorare per se stesso, per gli altri, per la squadra, per il gruppo, tutti insieme. Al Milan sono passati tanti giocatori, ma giocatori veramente forti, sono dei miei idoli, non solo brasiliani ma anche italiani. La squadra è una squadra fatta bene, gioca bene, è allenata bene, quindi credo che riusciamo a raggiungere gli obiettivi. Faremo di tutto per raggiungere gli obiettivi. E giocare con loro diventa anche più facile perché i movimenti, cioè, ti fanno capire che quando li serve loro la mettono dentro. Io credo di essere umile, di lavorare molto per il gruppo e quindi secondo me anche quello è una mia forza. Ci vuole sacrificio, ci vuole lavoro. Io non ho mai pensato di arrivare così in alto, però anno per anno, stagione per stagione, lavoravo per quella categoria che ero io. Quando giocavo in eccellenza, lavoravo per giocare in eccellenza. Quando sono arrivato in Serie B, giocavo per la categoria. E così sono riuscito ad arrivare, un gradino dopo l'altro. I sogni si avverano, basta credere.